Cari telespettatori, buonasera. Andrà tra poco in onda su questa rete il telegiornale Teledicimo Tutte. Conducono Gerardo Bastardo e Amalia Delana. Vi auguro una buona visione. Schioppa, il divertimento a Villa Strada. È infatti iniziata la 18ª edizione delle Olimpiadi dei Bar. Dichiarazione shock di Berlusconi a Villa Strada per le mini Olimpiadi. Sardegna, Maldive, no! I VIP per le vacanze scelgono Villa Strada. Buonasera dal vostro Gerardo Bastardo e dalla vostra Amalia Delana. Iniziamo con la cronaca nera, schioppa il divertimento a Villa Strada. È infatti iniziata giovedì scorso la 18ª edizione delle Olimpiadi dei Bar. E ora colleghiamoci con il nostro inviato Felice Mastronzo. Grazie Amalia per la linea. Come potete vedere sto sul Campitu, Campitu Strada, dove da giovedì è schioppato un divertimento. Per tutto questo ho preparato un video, guardiamolo. Giovedì è cominciata l'Olimpiade dei Bar, ormai da 18 anni a festa più moderna, innovativa e giovanile. Tutto questo è possibile grazie a sta gente che fatica. Tra le novità di quest'anno è stata spannicciata un Boverena fino per faccia in gambito da pitch. Ma adesso ci manvede le immagini del passaggio alla fiaccola olimpica, col commento del nostro Bruno Pizzu. Sì, siamo qui a Villa Strada. Ecco qua il primo atleta. Vediamo l'atleta con la fiaccola in mano. Avanza verso il monumento di Villa Strada. Vediamolo intento a consegnare la fiaccola a Alex Schwarzer. E lui, attenzione, parte con la marcia. È partito Schwarzer, è partito. Si dirige verso il campetto. Eccolo che arriva. Attenzione, c'è un tizio ignoto, chiede l'accendino all'atleta, ma diciamo che Schwarzer non lo trova. Indignato se ne va e saluta così. Rieccomi al campito. Benvenuta a Sagra Sergiccia. Questa festa è bellissima, innovativa, molti giovani. Io vi consiglio di venire in molti. Adesso mi godo le ferie a Festa Strada. E da Villa Strada è tutto, a voi la linea. Come avete visto, il nostro collega è andato in ferie. Al contrario del nostro presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che invece ci ha rilasciato in esclusiva un'intervista nella quale ha dichiarato di voler partecipare alle mini Olimpiadi. Ah! Ma che fai? Volevo spaventare. Bene, vediamo questa intervista rilasciata al microfono di Erminio Ottone. Grazie Gerardo, ora veniamo a noi, cioè, siamo qui a Villa Strada insieme al nostro caro presidente Silvio Berlusconi. Buonasera Erminio, un saluto a tutti quelli di Teledicimo Tutte. Come mai qui nel nostro piccolo paese, come ha fatto a trovare il tempo per adiettarci della sua presenza? E no, niente, ho saputo di queste mini Olimpiadi e mi sono catapultato qua giù. Mini Olimpiadi, come mai? Ho cercato di partecipare anche alle Olimpiadi normali, però non mi hanno accettato, non so perché. Forse noi abbiamo un'idea. E comunque, signor Silvio, cosa pensa di vincere? Come pensa di vincere queste Olimpiadi? Ma guardi, io spero solo che non ci sia il lancio della statuetta, poi posso vincere tranquillamente. Grazie, signor Silvio. E vuole lasciarci con un saluto? Sì, vorrei fare un coro. Che forza strada, che siete barattoli. Grazie a tutti, grazie Erminio. Scusi, un'ultima cosa. E questo Milan cosa vogliamo fare quest'anno? Ah, io dico solo una cosa, Ronaldinho non si tocca. Grazie presidente, grazie. E ora da Villa Strada è tutto, Erminio Ottoni e presidente Silvio Berlusconi, a voi la linea. Bene, ringraziamo il cavaliere che ci ha concesso questa intervista. Ma adesso è arrivato il momento, come già preannunciato nei titoli iniziali, del servizio sul gol. Scusate, c'è un problema di regia. Mamma, tuo figlio ti chiamava e non sto a fare io. Non mi chiamare, mamma. Cosa stai a aspettare? No, mamma. La
Non fumo, ma sai che sono stereofonico, che ogni iniezione tradizionale sgappa fuori e fa stupido il cucito, fa sempre scherzi. Oh, sai, ho detto non fumo, non bevo, dai, su, non mi dica, non sto a faticare, dai, sto a faticare, sì, sto a faticare. E sì, sto a televisione, sto a conducere il telegiornale. Dai, non mi chiesto così, ma non mi fai figurarci, non mi chiesto così. Non te... Wow, e mamma, non si zitta più, dopo sti zitta. Ciao mamma! Su. Ciao babbo! Amore su... Vabbè. Ciao no, sono Gerardo, ciao no, sono io, ciao! Ma basta, mo basta, perché... Su, oh! Non ci fa più, se con tutto non mi ci chiama più. Vabbè, mi fa figurarci. Vabbè, dai, già, ma... E butta giù con culotti, butta giù, amore rio, sì, butta giù con culotti. Oh, ma i fascotti, non i fascotti non mi piace per niente, se la puoi ti mangi. Oh, bravo, dai, posto. Ciao, non mi chiama più, ciao. Scusateci, ma per questa interruzione, ora la linea passa al nostro inviato, Oscar Pito. Grazie bastardo, siamo qui a Villa Strada perché abbiamo saputo che girano dei VIP che stanno passando le vacanze qui. Ora andiamo a intervistare qualcuno del posto. Lei ha visto qualcuno? No, non ho visto nessuno. Signora ha visto qualche VIP? Qualche VIP? No, nessun VIP. Lei ha visto nessuno? No, non si è visto nessun VIP qui a Villa Strada. Lei signora ha visto niente? Non ho visto niente io, ciao. Lei ha visto nessuno? Non risponde. Sembrava che nessuno lo sapesse, e invece... Bello il suo vestito, non l'ho comprato, non l'avevo visto mai. Stamattina l'ho comprato. Scusate signore, siamo alla televisione e te le dicevo tutti. La televisione stava. Abbiamo saputo che Villa Strada girano le celebrità. Lei ha visto niente signora? L'ultimo non c'era nessuno stamattina. Non l'ho visto io, non l'ho visto. Dica, chi ha visto signora? Sono papi, ieri sera l'ho visto, Gargarozzo, io dite. Gargarozzo mi pare, proprio visto. E poi ha visto qualcun altro? Ho visto qualcun altro con tutte piume, bianco, Stamattina persona. Stamattina no, che uguale spennata, stamattina non spennata. Grazie signore. Per adesso è tutto, ora possiamo mandare il servizio. Se vi chiedevate dove fosse finito Luca Garagozzo dopo il successo del programma di Italia 1 La Cupa e il Secchione, bene, la risposta ce l'abbiamo noi di Televicimo Tutte. Si trova a Villa Strada, qui alle Olimpiadi dei Bar. Inoltre siamo anche riusciti a rubare delle immagini di Paperino intento a giocare a carte al circolo di Villa Strada. Paperino, un sorriso per la stampa. Scovati anche molti altri VIP, come Max Pezzali, Giampiero Galeazzi e l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Da Villa Strada è tutto, a voi la linea. Ok, per questa edizione è veramente tutto, un saluto da Gerardo Bastardo e da Amalia Melana. Oh, scusate? Non ci siamo dimenticati di lanciare la nostra rubrica a gusto. Ciao raga, come da mangiare la mucca, il nome è chi? Ma lui fa questa sera. Sto bene, buono, di chi è? True.